In realtà loro avevano una marcia in più, sono stati bravi. I miei giocatori ci hanno provato, perché alla fine ci hanno provato, però loro veramente andavano ai 1000 all'ora. Noi stiamo andando ai 950, spererei di andare anche noi, o meglio, Dio, mi sono incartato, speriamo di andare anche noi ai 1000 all'ora. Abbiamo tempo per migliorare, è una gara veramente difficile questa. Da lunedì ricominceremo con un'altra partita, Candelo alle 21:30. Non lo so, personalmente è una partita veramente complicata e si è dimostrato, infatti loro sono stati veramente superiori a noi, bravi loro. Da domani ricominceremo di nuovo a mettere, come si può dire, la preparazione. Vabbè, comunque complimenti a loro, e costa caro fare un CSI, siamo qua, e se dal 2006 che siamo qua non molliamo, fino alla fine non molliamo. Quest'anno va così, dovremmo essere un pelino più forti dell'anno scorso, yeah. E ci salveremo il prima possibile, questo lo prometto ai miei tifosi, che ne ho là di tifosi. Lascio pure aborrire team manager, direttore sportivo, fa tutto lui qua. Lascio la parola a lui che parli, così dica due parole. Grazie. No, partita bella, combattuta, primo tempo soprattutto. Secondo tempo è venuta fuori il migliore tasso tecnico loro e la migliore compattezza. E purtroppo quando trovi squadre forti, che in più giocano anche bene, ci sta anche di perdere, per cui bisogna anche accettare la sconfitta e cercare di migliorarsi. Bellissima squadra, grandi avversari, speriamo nel ritorno di aver raggiunto un equilibrio tale da poterli impensierire un pelino di più. Il risultato è 6-3, non è malaccio, meglio forse qualcosina potevamo fare, ma stasera abbiamo trovato veramente una squadra forte. Meglio, per cui meglio perdere una partita 6-3 che 6 partite, sì. 1-0. Potevamo fare un po' di più, ma la squadra era forte, l'avversario, e ci sta, nessun problema, ci sta. You better not slow down.